carissimi fratelli di tutte le case indipendenti del Ministro Generale di Roma, buongiorno. E in modo particolare, Eminenza Reverendissima Cardinale Angelo Comastri, a nome di tutti noi qui presenti, esprimo a lei la gioia e la gratitudine per l'accoglienza personale che oggi, nonostante i numerosi impegni, ci riserva quale arciprete di questa basilica, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e il nostro caro fratello. Per noi è motivo di grande onore e letizia percepire un tratto francescano nella sua innata affabilità, nel suo fraterno sorriso e nel suo fecondo ministero di instancabile annunciatore della parola di Dio. Eminenza Reverendissima, noi, frati minori, residenti nelle case di Roma, dipendenti dal Ministro Generale, ci siamo trattati oggi, nell'anno della fede, in pellegrinaggio alla tomba del Principe degli Apostoli, per rinnovare la nostra ferma volontà di vivere il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo in assoluta comunione con la Chiesa. Oggi è un giorno di grazie, reso ancora più speciale della festa della dedicazione della Basilica Lateranense, dove noi frati minori svolgiamo il servizio di confessore. A lei, Eminenza, vicario di Sua Santità, affidiamo il nostro affettuoso e fraterno saluto per il nostro Vescovo Papa Francesco, specialmente in questo giorno solenne per la festa della sua cattedrale. Come sempre, anche oggi, in questo luogo santo, vogliamo pregare per il Santo Padre, per i suoi collaboratori e per la Chiesa tutta. Ci affidiamo, Eminenza, alla sua intercessione orante, affinché da questo nostro pellegrinaggio si ravvivi in noi, i nostri frati minori, il dono della fede che solo ci può aiutare a incarnare la nostra vocazione ad essere fratelli di tutti, totalmente dediti al servizio del Signore, del Tempio Santo che è il suo corpo, ossia la Chiesa e dell'umanità tutta. Eminenza, ancora una volta, a nome di tutti, grazie di cuore. Caro Ministro Generale, cari fratelli, pace e bene. Pace e bene. Io vi auguro di cuore che sappiate cogliere il tempo opportuno e kairos per riscoprire la bellezza del carisma francescano, che è vivere il Vangelo, come ha detto poco fa il Ministro Generale, vivere il Vangelo alla lettera, viverlo con entusiasmo, viverlo senza attenuazioni, vivono senza compromessi, e vivendo il Vangelo così, voi sarete un lievito di fermento e di rinnovamento per tutta la Chiesa in questo momento storico, difficile ma anche meraviglioso. Vorrei soltanto lasciar parlare una marcia della vita di San Francesco. Quando nell'autunno del 1205-1206 Francesco entrò nella chiesetta di San Damiano, aveva vinto i due terribili tiranni che tutti abbiamo dentro di noi e dai quali facciamo tanta fatica a liberarci, il tiranno dell'orgoglio e il tiranno dell'egoismo. Dice la leggenda dei tre compagni che Francesco aveva smesso di adorare se stesso, aveva vinto il tiranno dell'orgoglio e aveva cominciato anche a vivere una povertà nuova, una povertà almeno per quei tempi inimmaginabile, appunto tale che vestiva spesso l'abito dei poveri e qui nell'atrio della Basilica di San Pietro, come racconta Tommaso da Celano, si recò una volta in pellegrinaggio a Roma e deposti per amore di povertà i suoi abiti, si ricoprì con gli stracci di un povero. Si sedette quindi pieno di gioia tra i poveri che sostavano numerosi nell'atrio della Basilica di San Pietro, ritenendosi uno di essi, e mangiò con
Francesco, qua dentro, nella chiesetta di San Damiano, aver vinto l'orgoglio e l'egoismo. Ecco perché ebbe una straordinaria esperienza di Dio. Finché c'è orgoglio ed egoismo dentro di noi, il dialogo con Dio è estremamente difficile. Giuseppe Giglia Bossier, morto nel 1704, sulla fine del 600, inizio 700, scrive una sua celebre orazione. Molti si domandano perché sembra che Dio si sia nascosto. E lui risponde, ma la risposta è ovvia, c'è troppo orgoglio nel mondo. L'umiltà è diventata così rara che potremmo dire che è quasi scomparsa. E Dio non riesce a parlare in un mondo di orgogliosi. E se anche parlasse, dice ancora Bossier, non potrebbero sentirlo. Francesco era diventato umile e povero. Ecco perché ha questa forte esperienza nella chiesetta di San Damiano. Sente Gesù che gli dice, Francesco, Francesco, ripara la mia casa, che come vedi fa tutta in rovina. Cosa capisce Francesco? Chiamato per nome capisce che Dio sta bussando alla porta della sua libertà. Sicuramente da tanto tempo Gesù cercava Francesco, ma non poteva sentirlo, fino a quando non avrà messo l'orgoglio e l'egoismo sotto i piedi. Quel giorno lo sentì in modo particolare, Francesco, e sicuramente la voce di Cristo bussa anche alla nostra porta, anche a noi chiede la stessa cosa, Francesco, ripara la mia casa. Francesco capisce che noi abbiamo il potere di devastare la casa di Dio, lo possiamo fare, perché siamo liberi, e Dio non ce lo impedisce, non lo può impedire, perché Dio non ci può costringere ad essere buoni. Quella bontà costretta non è più bontà. Noi possiamo devastare la casa di Dio. Un terribile potere. Don Primo Mazzolari, in una omelia per un giovedì santo, disse: attorno ad ogni altare eucaristico aleggia l'ombra di Giuda, e dobbiamo sempre vigilare affinché quell'ombra non coincida con la nostra ombra. Francesco, ripara la mia casa. Francesco capisce anche che Gesù ha un solo potere, potremmo dire di costrizione tra virgolette, ed è il potere dell'amore. La croce è un urlo di amore che attraversa tutta la storia. Francesco lo sentì. È rimasto talmente colpito, talmente innamorato di questo Dio, che Tommaso Mascherano usa un'espressione impressionante. Da quel momento si fissò nella sua anima santa la compassione del crocifisso. È un fatto molto strano. Noi siamo abituati a dire che il crocifisso ha compassione di noi. La compassione del crocifisso. Francesco capisce che l'amore non è amato. E soffre di vedere che l'amore non è amato, nel capire, nel percepire che l'amore non è amato. Allora la sua vita è una risposta a questo amore incredibile, a questo amore gratuito, a questo amore non meritato e non meritabile. E nasce il miracolo di Francesco cristiano. Perché Francesco è stato essenzialmente un cristiano alla lettera, un cristiano completo. Io vi auguro, cari fratelli, che possiate voi rivivere l'esperienza di Francesco per il bene della Chiesa, per il rinnovamento della Chiesa all'inizio di questo nuovo millennio. Lo auguro con tutto il cuore e vi accompagno con le proprie